amici, benvenuti in questa nuova puntata di Saltello Craft. Ce l'hai un poggia testa? Un poggia testa? C'è un testificate in testa, cioè no, è un elmo. No, non c'ho l'elmo. Vuoi che te lo porti? No, ma tanto te ce l'hai la protezione. Che te vabbè, sono protettissimo. Sì, vabbè. Allora, guardate, mi sono portato un attimo avanti. Fa veramente schifo la tua armatura, guarda. E poi la sistemerò. Guardate, mi sono fatto un combustion engine. Come vedete, alla fine l'unico problema rispetto agli altri è che ci vuole un pochino di ferro. Ferro, ta. Ma il ferro, ricordiamo, ce l'abbiamo. E se qualcuno proprio dicesse, ma l'avete usato che ce l'avevate, butteremo via un po' di quello che abbiamo e andremo a riscavarne altro senza problemi. Non è certo che vogliamo esagerare con gli aiuti che c'è. A me facevi pena, sicché ti sto prendendo un'armatura nuova. Beh, non, sarà della sacca dell'armatura. Sì, volevo depositare gli strumenti, bubbolone. Allora, la missione di oggi è quella di andare a recuperare, perché appunto dobbiamo far funzionare il combustion engine, che... Vai, secondo casa, noi per perché? Perché devi posare lo schifo che hai addosso. Non ho nulla. Ma sono orribili quelle cose che hai. Vabbè, intanto mi basta un elmetto. Almeno le devo finire queste cose o no? Oh, no. Fammele finire. E allora ci servirà del petrolio, perché secondo noi è il massimo come qualità prezzo. Se proprio non trovate del petrolio, anche la lava va abbiamo bene. Secchi? Però, no, li devo fare in questo momento. Falli. Allora, per fare i secchi abbiamo pensato più comodo di farli. Scusate. Di farli con i diamanti, tanto sapete che abbiamo un sacco di diamanti. Allora ne facciamo 4 secchi. Ci sta, però te li do. Allora, vieni qua, 2 a te e 2 a me. Vai, buon appetito. 12 storie, o meglio 3. Andiamo e proseguiamo. Salutiamo Babalbero, che mi copre la luce. No, ok, basta. Bene, cerchiamo il petrolio. Ci sarà nel nostro bel... Ci sarà la notte ad aspettarci? Cosa hai piantato qua? Popcorn. Ma come? Abbiamo dei popcorn in casa di testifiche? Sì. Poveracci, poi la notte ti immagini magari c'è troppo sole? Andiamo a fare popcorn, mi hai fatto venire la voglia. Sì, mentre registriamo, dai, così almeno non capite nulla di quello dopo che diciamo. Dopo si va a fare i popcorn. Sì, ok. La prossima volta puntata mentre c'è i popcorn, così non capite assolutamente nulla. Allora... petrolio, bene, ammetto che l'avevo intravisto nella minimappa, ma che noia. Allora, poi facciamo i popcorn? Se vuoi, volete facciamo i popcorn, tanto quando il video sarà online l'avremo già deciso se mangiare o no, quindi sai, però... Voi diteci lo stesso. Diteci se anche voi vi siete fatti popcorn. Dai, andate tutti a mangiarvi popcorn. Come ha fatto venire i popcorn se tu mi hai fitto felice? Allora, iniziamo. Perché si potrebbe anche usare una pump, cioè fare tutto procedimento. Ma dato che nel deserto ce n'è sempre pochissimo, useremo semplicemente un dei secchi. Tanto il ragionamento è uguale. Assecchiate. Okay. Assecchiate. 1, 2, 3. Non è che lo stai rimettendo. Lo stai rimettendo! Anch'io. Come si fa a prenderne ancora? Devi vedere dove c'è e non dove non c'è. Ok, 4. Vai, lo sto prendendo. Non si capisce nulla. Non ne capisco niente. No, nemmeno io. Ok, brava. Dov'è che continua a esserci? No, qui l'ho tolto. Si capisce niente. Ecco la scomodità di avere questa di più perché non so. Oh, brava. Cioè, un po' mi dispiace che sia sparito. No! Sta sparendo tutto! C'è più niente! No! Cattiveria! Io quanti ne ho presi? Io 4. 4 in tutto? Io... Vieni. Vabbè, poi aspetta. Scusa un po', vabbè, se no... Ripiglialo. Io ho preso in tutto 3 più 2, 5, bene. Potevo usare... Guarda 9. Carino, bene. Vai, pigliamo. Ok? Già che... No! 1! È un solo secchio. Solo uno, ve l'abbiamo detto, visto? Che poi è bruttissimo, uno vede una cosa che sembra decente e invece è minuscola. Cos'è questo? Un totem. Il totem. Towncraft. Allora, se qua dovrebbe essere, pensiamo a idea che l'avevamo intravisti, non qua ma in mappe di prova, dei totem della Towncraft. Però non abbiamo ancora capito che cosa servono. Perché alcune volte sono... No, non distrugge, puoi lasciarlo un attimo. Fateci sapere se volete nei commenti, se lo sapete, che cosa servono, perché saremo curiosi di utilizzarli. Senti, io avevo un'idea. Io prendo sta... Lascia delle blades. Davvero? No, non me lo ricordavo. Queste cose lasciano delle blades powder. Questo è fantastico. Oh, niente nether per cercare. Che semplificazione di vita. Screw the nether. Piuttosto andiamo a cercare un villaggio di testificati. No, guarda, aspetta, guarda quanto.
Guarda quante! No, le api non ho nulla per prenderle. E va bene, le prenderai le nostre belle ace. Poi faremo qualche puntata un po' più esplorativa del dintorno. No, le prendi tutte? No, non ti dico proprio tutte, però magari la prenderò qualcuna. Anche perché, guardate un attimo. Come si fanno le blades, no? Le blades si fanno in questo modo. Se voi le polverizzate, vi danno questo. Allora poi dite, se la cosa migliore è macerarle, perché a quel punto avrete un sacco di queste blades powder. Ma le blades powder hanno qualche funzionalità? La risposta è ovviamente sì. Guardate quante cose che possiamo fare. Finalmente possiamo farci un sacco di oggetti che ci teniamo. Altro petrol. Altro petrolio, bene, sì. Piglia. Poi vieni con me a cercare i testi. Date un'occhiata. Con due di queste, con una minium stone, due di queste semplicemente, una minium stone, avete una blaze rod. Che come avete appena visto, la blaze rod, se macerata ne dà 5, quindi noi con queste ne ho prese 3, ma in realtà ne bastano 2, adesso ne basteranno 4. Io con queste 4 avrò delle blaze infinite, quindi se proprio non trovate nulla di buono nel Nether che vi ha spawnato, potete stare tranquilli, perché tanto se andate nel deserto speriamo di trovare queste cose. Senti, i tuoi secchielli di lava qui li ho finiti tutte e due. Senti, sei vicino a casa, mi prendi uno scoop? Non sono vicino a casa, sono vicino a te. Ma davvero? Ma dovevamo insieme! Vabbè, tu sei più vicino. Aspetta, di me. Sono caduto dentro un buco enorme qui. Sì, allora sei vicino a me, dai, trovami, andiamocene. Trovami! Dai, saliamo. Olè! Ho riempito completamente i miei secchielli. Olè! Allora, guarda qua, questo forse ce n'è un pochino di più? Vediamo. Ma là sei laggiù tu, ma guarda dove ti sei imboscato. Mi sono imboscato nel posto giusto io, altro che... Ok. Uffa, volevo prendere le mie api, non posso, non ho lo scoop. E vabbè, ce le andiamo a riprendere dopo. Mimi. Ok. Allora, ta-da. Benissimo, io intanto l'ho riempito anch'io. Bene, tutti? Abbiamo... Sì. Ok, torniamo a casa. Intanto è parecchio pieno, però, peccato. E vabbè, lo recuperiamo. Te lo ricordi, sì, sì. La cosa che mi fa più piacere in assoluto... Scusate, non ho sbagliato il tasto. Ora questo petrolio dove lo imboschiamo? Il petrolio in parte lo usiamo nei combustion engine per finire la liquid metals. Inoltre, come avete forse, come avete appunto visto, abbiamo appunto scoperto un modo per avere le blades infinite, che ci serviva molto per diverse funzionalità. Anche per fare, per esempio, i bucket, li chiamo certe volte come si capisca, i secchielli per la sabbia. Ecco, un secchiello per la sabbia, funziona sulla sabbia? No, peccato. Più buoni, più utili che ci sono, ovvero gli end bucket, che ne contengono ben 8 e ci servivano delle blades oltre che dell'end pearl, cioè poi non sono molto pearl sono pearla. Allora, guarda quanti testificate bestie qua. Ma ci sarà anche Shizzo! No, appena mai visto, piove, ma Shizzo porta sfiga. Sono due Shizzo. E sai che sfiga? No, non è Shizzo, è solo uno. Lui è Shizzo, l'altro no. L'altro è uno che cerca di imitarlo, ma non è abbastanza. Vero, non è abbastanza Shizzo. Non è abbastanza Shizzo. Dai, andiamo a casa e posiamo questo scempio. Dove lo buttiamo? Aspetta. La insalata, che a me neanche piace. Perché deve piovere sempre? Perché quando vedi il testificate, il cielo cerca di annegarli. Quando vedi il testificate, annegalo. Non possono annegare i testificate. Se voi cercate di buttarli dentro il pozzo, ce li lasciate. Dopo un po' annegheranno, ma non provate a farlo. Perché se lei lo sa, questa pecora mi rovina il giardino. C'è un creeper che te lo rovina di più, amore. Lo vedi come si avvicina a passo di giaguaro lì? Ah! No, scappa, è uscito il cielo! Cose che potete testare solo con quella abbiamo di abbiamo già un gingillo in casa. Yeah! Muori! Chi mi ha colpito tu? Grazie. Un gingillo schifoso. Allora senti, dove te lo butto sto petro? Aspetta, mettilo nel cestino. Pieno? Pieno, e dove lo vuoi mettere? Vuoto? No, nel senso col secchio pieno. Sì, mettimi il secchio proprio. Ah. Ok, guardate, finalmente cerchiamo di procedere. Come vedete, se vi ricordate, non abbiamo aumentato. C'erano i 16 pezzi di copper che abbiamo potenziato. Scusate se c'è magari il lag maggiore, ma ovviamente la pioggia fa un po' peggiorare. Già, allora, i gigli mannari ho trovato. Guardate, erano 16, da 16 sono aumentati di qua, e poi sono aumentati di nuovo, sono diventati 36.
36 partendo da 16. Ora vediamo di concludere. Dimmi che non mi esplode un creeper, vi prego. Ok, e Creeper! ora, giusto, prima di procedere oltre, in realtà bisognerebbe magari mettere anche un goccino di acqua, perché servirà Se no, dell'acqua. kaboom! Quindi faresti un favore? No. Che vuoi? Non ti preoccupare. Sono qui da... Ah! C'è un Creeper! Creeper! Non portarlo dentro la mia miniera! Scappa! Che ci fai? Scappa! La mia non è una miniera, è un'industria. Scappa via! Cosa me lo fai stare vicino? Ah! Che disastro! Non rovinare nulla. Dove te Allora, lo porto? i combustibili. Cosa vuoi? Lo faccio io. I Dai. combustion engine necessitano di un sistema di raffreddamento. In principale. Achoo! Sì, esatto. Principalmente vi basterà tranquillamente della normalissima Ah, acqua. corugiola. Quindi noi vi consigliamo naturalmente di stare molto attenti e mettere dell'acqua. Ma dato. Esatto, ma dato che siamo entrati, ne approfitterei per fare la nostra prova che dicevo delle blaze infinite. Molto molto comodo. Anche queste sono tutte cose comode delle mod, non sono cheat strani, sono solo quelli. Allora, guardate. Io in tutto ho solamente 4 blaze. Facciamo finta che ne abbia anche soltanto 2. Queste non le consideriamo, ne ho soltanto 2. Ne metto qua e ne ho una blaze rod. A questo punto io con questa blaze rod, se la metto all'interno del mio maceratore, guardate. Aspetta, vediamo di velocizzarlo un minimo perché già è lento il maceratore, almeno questi due void clock mettiamoglieli, ok? Allora, acceleriamolo, guardate, l'abbiamo fatta usandone soltanto 2 e ce ne ridà 5. Questo vi fa naturalmente capire benissimo che grazie a questo sistema voi potete farvi le blaze infinite, perché in questo caso ne abbiamo 3 nuove e da queste 3 nuove ci danno 5 nuove blaze powder. Quindi, buono, abbiamo le blaze infinite. Ricordatevi, minium stone e maceratore, cose semplici da ottenere. Grazie ad esse avrete tutte le blaze infinite che vorrete. Benissimo, procediamo e facciamo la nostra. Cosa ci fai lì? Mezza diamantata, mezza no? Niente. Ok, allora. Oh, sto dando fuoco! Oh, ehi! Cos'hai appena appoggiato? Dimmi cos'hai appena appoggiato. Nulla. Figurati se io appoggio le cose. Perché è un pochino usato quella Oh, sto morendo! Perché ti avevo dato Di fuoco nuovo! giorni fa, ti ricordi? Per quello è un po' usato. Ti No! avevo dato fuoco giorni fa, ci avevamo acceso il Nether, c'è tante cose che si fanno con Allora, l'accendino. Allora, entriamo qui. Qua c'è un sacco di gente. Muori! Gian Gingillo malato! Sai Muori. cosa ha Guarda preso? quanta gente, eh? Sai cosa si è preso Gian Gingillo? No. La zomberite! Mi sa che non tornerà più indietro, allora. No? Sono quelle piccole malattie a cui non si torna indietro. Tampoco Allora. comincerà a mordersi le mani pensando che sia un panino. Mettiamo. Ok, vai. Prendiamo tutta l'acqua di cui abbiamo bisogno. Quindi sono molto comodi. Potete capire che finalmente potete trasportare molti più oggetti con molta meno problemi. Dato che i secchi, appunto, non sono staccabili. Scusate il lag. Accidenti alla pioggia. Ah, odio la pioggia. Ecco. Pioggia, pioggia, puzza via, non bagnare la terra mia. E se hai installato la Railcraft, anche la ferrovia che non si bagni. Pioggia, pu no, com'era? Terra puzza, bagna via, pioggia mia, è il contrario, fa piovere. Sì, buono. Lascia stare, Senti, amore. amore, smettila un po' che sennò anche p.putrescenza. Guardate la comodità, ho cliccato col destro, li ha inseriti dentro, Lo so, ti sto guardate. portando due Ta-ta. creeper addosso, aspetta. No! Allora, adesso Mille inseriamo creeper. anche i bucket, ta-ta. Guardate, visto che si sono svuotati, si sono riempiti qui dentro. E ora inizierà ad attivarsi, guardate, perché l'abbiamo ovviamente acceso. Dov'è? Sento dei Ho rumori quattro strani. creeper alle spalle, sai? Guardate, questo funziona e va a buone velocità. State sempre attenti che ci sia abbastanza acqua, perché sennò questi esplodono. Segnalti il fatto che esplodono è praticamente impossibile. Nessuno è veramente impossibile. No! No, Ma hai ma portato davvero due no, creeper ma che? Non dentro! te li ho portati da Hai me. esportato sfiga! Ma dai, me Guarda! l'ero andata. Meno male che ho guardato!
Meno male che mi sono girato per guardare. Due creeper. Venite Senti, fuori dalla mia cosa. Decidi a fare una porta. Su, creeper, vieni a seguimi. Mica ho fatto male. Oh, un attimo. Via, no, no, no. Vediamo che lo sto portando via. Sì, grazie. Lontano. Sì, che sì. Costa sta roba. Sì, sì. No! Sì. Pipu doputrescenza. Eccolo qua, un amico. È quello? È un amico, sì, sì. Ok, senti amore, c'è un buco, se vuoi puoi ritapparlo con un po'. Me l'hai portato via il creeper? Fa ridere portare via un creeper, Sono invaso dai creeperi. Mamma mia. Posso andare a trovare i testimoni? Mi sa che dovevo fare una puntata di sorcificazione. Che hai visto? Che è stato? Ah! È vero, perché lo sta portando fuori senza che io me ne sia reso conto. Perché non ho finito i tubi. Aspetta, non ho finito i tubi qua. Un attimo. Quanti vedete, quanti ne ha presi? Sono già 5. Scusate perché non avevo fatto i tubi. Allora, riprendiamoci un attimo i nostri tubetti. Tubo c'è già, questo no. E prendiamo un attimo quello di stone e quello di cobblestone, ok. Facciamo tutto. Allora, vedi, spara via la roba perché come vedete non ha tubi a cui andare. Quindi state sempre attenti. Allora, stone, golden e cobblestone. Ok, come vedete, adesso già ne abbiamo 10 di questo. Ti piacerebbe avere uno zombie creeper in casa? No. Perché? Perché no. Perché? Perché non mi sta simpatico. Guardate, questa è dust, ok? È dust. Di solito quella che usate voi quando le macerate è questa, la copper dust. Quindi non fate trarre dall'inganno che, per dire, ma l'altro, tutto sto casino, l'altro mi fa solo quella, no. No, c'era un creeper in mezzo ai popcorn. Un creeper in mezzo ai popcorn. Mi fai paura. Devo chiudere sto posto. Già picci mi piove in testa. E mi ho già lavato i capelli. Accidenti, allora. Allora, a questo punto dovremmo far lavorare anche questo l'arc furnace. Che ci faceva un creeper in mezzo ai popcorn? Non lo so, è esploso? No. Oh, peccato. Ma cosa per peccato? Sei divertito. Ma fare popcorn piuttosto. E li facciamo i popcorn poi, guardate. Ora vediamo un pochino. Vediamo di far funzionare il nostro bel arc furnace. Ora vediamo se questo basta lo stirling. Oppure se di nuovo avremo bisogno di un... putrescenza. No. Del nostro caro, simpatico e divertente. Ah, stavo già pronto lo Stirling già lì sotto, è vero. Ok, prendiamo un attimo questa. E mi stanno sparando, vero? Co. Stanno sparando! Co. Accidenti a questa pioggia! Ma perché non vengono pulcini a sparare le uova? Pulcini a sparare le uova, Ok. Vai, appoggiamo questo e facciamo il tentativo. Vediamo subito se funziona oppure se non basta. Vediamo, qui ho sprecato un coal coke e va, ok, quindi l'unico che necessita di qualcosa di più potente, abbiamo usato il combustion engine, se poi esistono altri modi trovateli voi, non è da dire l'unico buono, comunque questo sicuramente è un buon sistema qualità prezzo, per farlo funzionare anche un pochino più velocemente di sicuro vedete va abbastanza veloce rispetto al stirling engine, quindi comunque potreste usare combustion per tutto, e abbiamo... Questo, come vedete, andrà molto lento o non va? Non va. Perché andare sembra andare, però in realtà non è detto quando che vada. Quando vedono, si bloccano. Che antipatia. Sì. Quindi mi sa che ci converrebbe fare un altro combustion engine. Un testificate scava, perché i testificate sono da scavare e se ne vedi uno, vai. Ok, tutto benissimo, tutto il ferro del mondo. Sto coso per saltarci sopra. Esatto. Boing. Allora facciamo così. Boing. Prendiamo questo e facciamo tutto quello che serve. Allora un attimo, facciamo così. Prendiamo questi, li mettiamo in questo modo. Ci serve? No, devo fare tutto il ragionamento prima. Mamma mia che noia. Non ci torniamo più nel desert. Poi ci torneremo nel desert, e naturalmente. Quando ci si torna nel desert? Quando piffero vuoi. Andiamo. Ma adesso no, un attimo. Ma vabbè, pazienza. Ok, ne ho fatti più del dovuto. 4 ne bastavano meno, ma ne faccio in grande. Tanto mi serviranno di sicuro successivamente. Ok, intanto ne faccio questi, ok. E poi prendiamo la questo e ne facciamo due mi di questo. Mi piace la tricapitator. Immagino.
Abbiamo due di questi, quindi questo, via. 1, 2, 3. E poi abbiamo il piston e il vetros. Ta-da! E abbiamo il nostro nuovo combustion engine. Perché a quanto vedo non basta. In Bene. realtà non basta fare uno stirling. Non basta. Perché Quindi, non basta? Perché perché non va abbastanza. Quindi, se non va volete, abbastanza? Ha è lento e non funziona. preso da te! Quindi, se volete, potete usare gli stirling per i primi, però negli ultimi due passaggi non potete perché non basta. Allora, io direi a questo punto di riprenderci questo, l'ho pigliato bene, di mettere a sostituirlo con un combustion, metterci questa e poi dobbiamo metterci anche l'acqua perché l'abbiamo appena esaurita. Quindi andiamo a prendere la nostra acqua con il nostro Diamond Mi sono Bucket. persa. Come Pazienza. pazienza? Pazienza! Pazienza Perché pazienza? perché. Se potete. Ma hai visto tu sti cactus? No, Sì? carino, non ci avevo pensato. Bravo. Portarsi chi è nel deserto è comodo, soprattutto se poi uno l'abbandona lì, ma. Allora, prendiamo il nostro. Ma i popcorn? Ho capito! Ti rompo la puntata per fare i popcorn. Scusa, che Sì! discorsi. Accidenti, ok, Ok, dai. cari amici, la puntata si finisce qui perché Kira vuole No. popcorn. Allora, mettiamo qui dentro anche questo e dovrebbe ora funzionare. Vediamo, aspetta. Qui, come vedete, è bloccato e dobbiamo metterci quegli altri. Ora bisogna vedere un attimo, date un'occhiata. Qui sono quasi finito, giusto? Finiamo a sto punto di vedere così possiamo vedere con certezza da quei 16 quanti sono diventati. Andiamo, finiamo di vedere. Questa volta sono 4. E quando ne fa, ne, diciamo, ne prende 4 di queste copper ore sand, ovviamente va bene anche per l'iron, per qualunque altro. Infatti, appena sarà pronto, ci metteremo a fare tutti i minerali, così almeno non dovremo più dire e facciamo, aspettiamo e rischiamo, eccetera. Mamma mia, prima che fortuna quando ho guardato il creeper, per i due che sono. Non farmi paura, tu! Basta! Vediamo, qui c'è il sand, dai, sbrigati, sbrigati. Da questi 4 quanti ne prende? Tutti e 4 ne trasforma in 5. Quindi il primo da 2 ne trasforma in 3, il secondo da 2 ne trasforma in 3 e il terzo da 3. Scusate, da 4 ne trasforma in 5. Quindi da 16 pezzi di copper, da 16, non si sono trasformati in 32 come nel maceratore, ma con 45. Come vedete, non è esattamente il triplo, ma ci siamo quasi. A questo punto possiamo fare l'ultimo passaggio e farvi finalmente vedere. Ta-da! In azione. A questo punto immagino che un combustion basti, accidenti. Voglio sperare che basti, vediamo. Ok, un combustion basta. E potrete vedere che questo copper ore me lo trasforma in un bellissimo e simpaticissimo, divertentissimo liquido. Che cos'è? Che cos'è? Non so, è il sangue di drago che combatte facendo fusso da addosso a te, cioè. Fussroda! Domanda, se Oh my avete giocato a Skyrim? Sì, non si capiva nel caso. god! Basta. Vi ricordate nel trailer iniziale lui dice. Lui come dice nel trailer? But the swan that they Sì, fear. ma com'è che dice fussero da? Fussroda! Esatto, invece nel gioco come dice? Fussroda! E voi quale credete che sia meglio? Bella domanda. Guardate, questa cosa qui in basso in realtà è solo la temperatura di questa fornace. Quindi come vedete che in realtà è molto veloce la fornace. Diciamo che probabilmente di tutti è il più veloce in assoluto. Però si deve scaldare, quindi adesso dovete sprecare un pochino di tempo per scaldarla e alla fine andrà molto 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 veloce. Quindi qua vi si sta riempiendo. A questo punto, quando poi voi lo riporteremo attraverso l'ingotformer in lingotti, vedremo definitivamente com'è il risultato. E poi dopo aver fatto questo test per farvi vedere come, passeremo a fare i nostri bei. Come si chiamano? I serbatoi della Railcraft. Ok, qua ha finito, perfetto. Però dato che qua non sta più lavorando, io mi chiedo perché devo sprecare carbone, cioè petrolio inutilmente se non funziona. Quindi per ora lo chiudo. So che è bruttissimo chiuderlo in questo modo, ma per ora lo faccio Perché è così. brutto?
È brutto perché non ho un bel sistema di leve. Vedete, si sta di nuovo raffreddando. Questo ormai che lo è diventato, lo resta, non dovete temere nulla. Bene, che siete stati con noi in questa puntata. Finalmente avete più o meno capito come funziona Liquid Metals, ma ci manca l'ultimo definitivo passaggio. E poi così potremo farlo di tutti i materiali, ma potrete veramente capire la comodità di averlo. Nonostante, ripetiamo, può essere una cosa comoda, però sempre avendo comunque un industrial craft o una thermal expansion per le cose veloci, perché come vedete ci vogliono tante risorse, perché ci sono venuti tanti diamanti, ferro e oro, e anche un po' di tempo e fatica, perché non è una cosa immediata come può essere un maceratore alla massima potenza o qualcosa del genere. Quindi comodo quando non avete fretta e siete più avanti nel gioco. Stiamo per finire e poi non vediamo l'ora. E poi, in ogni caso, siete più interessati ad alcune mod contenute nel pack, che magari sono un pochino meno conosciute, ve le mostriamo volentieri. Una delle prossime che vogliamo mostrare, che ci sembra molto interessante, anche se la conosciamo ancora anche noi un po' poco, ma vogliamo scoprirla insieme a voi, è l'Applied Energistics. Grazie a tutti per essere con noi. E alla prossima con l'ultima parte e anche magari qualche altra novità che, come sempre, capita durante le puntate. Alla prossima con gli Eternal Love! Ma finché tirati una spalata in Ma testa. perché? Ma per quale motivo? Così. Ma no.